Ciao e bentornato nuovamente nel mio canale e se sei nuovo, benvenuto. E allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Lasciami un bel like se ti è piaciuto il video e lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino, per farmi sapere che sei passato o che sei passata. Oggi è un video chiacchiericcio dove vediamo insieme che cosa ho cucito in quest'ultimo periodo. Avevo anche dei vestitini estivi che avevo confezionato, ma che non avevo fatto in tempo a fare questo tipo di video. Il primo che ti faccio vedere è una maglia che ho indossato nella live che ho fatto su Naked Shop, che puoi trovare nel mio canale YouTube se la vuoi andare a guardare, ma si trova anche su Facebook, sul sito di nakedshop.com, e lo puoi trovare anche nel canale YouTube di Naked Shop. Questa è la maglia che ho indossato in quella occasione. Ed è una maglia che ho cucito con due tessuti diversi. Il tessuto è una maglina elastica, mentre questa è un tessuto di maglia elastico per il colletto. Il cartamodello che ho utilizzato è questo cartamodello di Burda Easy, un modello che, come puoi vedere, ho personalizzato cucendo questo girocollo di un tessuto diverso, di diverso colore ma in tinta. Ho eseguito anche le maniche in questo modo e ti ho fatto un video tutorial dove ti ho mostrato come eseguire in maniera professionale, semplice e veloce delle maniche per dei polsini. Il tessuto lo avevo in casa, l'avevo comprato anni fa e finalmente l'ho confezionato. La seconda maglia che ho fatto è questa qui, che è una maglia che in questo caso ha un girocollo leggermente più piccolo rispetto a quello precedente. Anche in questo caso è stato fatto in un tessuto di diverso colore. Questa è una maglia nera con i bordi bianchi e anche i polsini bianchi. Ed è proprio cucendo questa maglia che ti ho fatto vedere il tutorial che trovo su come cucire i polsini. Se ti sei perso il video, link per andarlo a vedere. Una maglia molto molto simile a quella che ti ho fatto vedere prima è un marrone scuro, anche se sembra magari nero, non so se si veda dalla telecamera, ma è un marrone scuro. È un tessuto bellissimo, è un tessuto di maglina elasticizzata, bielastica, che sarebbe stato idoneo anche a confezionare delle maglie per palestra, però ho preferito utilizzare la stoffa per il tessuto per fare una maglia che sfrutto ovviamente molto di più. Ho anche in questo caso fatto i polsini bianchi e il girocollo l'ho fatto sempre bianco, nonostante la maglia sia di un tessuto diverso, di diverso colore, perché questo è marrone scuro. Comunque ho voluto differenziarlo rispetto all'altra perché ho applicato un bordo di pizzo molto molto carino. Il cartamodello che ho utilizzato è sempre lo stesso, quello di Burda Easy numero 5 2022. Quindi se stai guardando questo video, diciamo più in là, perché io so che voi guardate i video anche dopo 2-3 anni, spero di essere ancora qui fra 2-3 anni, puoi andarla a comprare il sito di burdastyle.it. Quindi come vedi, uno stesso modello lo possiamo personalizzare in maniera diversa. Anche un semplice pizzo può modificare tantissimo il modello. Altra maglia che ho fatto è questa qui, che è una maglia che ho fatto con un tessuto che mi è stato regalato da Adele. Ringrazio Adele, mi ha regalato veramente tantissime stoffe bellissime che comunque confezionerò piano piano. Molte sono a righe, tra l'altro me ne ha mandato uno che ha le righe bianche e nere, che forse è tra i miei tessuti preferiti. Mi ricorda Coco Chanel, infatti le righe mi ricordano molto Coco Chanel perché è stata la prima a confezionare il jersey e quindi a confezionare le maglie. Qua vediamo infatti Coco Chanel con la maglia indossata a righe. Una maglia così a righe è un capo sicuramente sportivo, ma che possiamo indossare come sportivo elegante a seconda della collana a cui abbiniamo, oppure una spilla e via dicendo. Quindi a seconda degli accessori cui abbiniamo la maglietta, chiaramente avremo un outfit diverso.
questa è una maglia di elastica. Ho utilizzato proprio tutta la stoffa e ho utilizzato anche in questo caso il cartamodello di Burda Easy 5 2022. E in questo caso però ho fatto un bordino che, come puoi vedere, è molto molto piccolo rispetto all'altro. Ed è questa la particolarità, perché questo è un metodo sartoriale che ho voluto provare con questa maglia. Altra maglia, ho fatto solo maglie in questo periodo, sono in fissa con le maglie, vorrei fare solo maglie elasticizzate, ma le farò anche nei prossimi mesi. Molte maglie, voglio confezionare anche una felpina col cappuccio che non l'ho mai fatta per qui nel canale. Voglio fare tantissime cose. E questa maglia qui, questa maglia qui è fatta con lo stesso tessuto che abbiamo visto prima, però il collo l'ho fatto dello stesso identico colore della maglia e l'ho personalizzata con questa passamaneria dorata e marrone. La maglia è marrone, quindi la stessa maglia che ho usato prima, la maglia che poteva essere utilizzata anche per confezionare abbigliamento sportivo, perché è bielastica, poi di una morbidezza incredibile ed è veramente bellissima. Io le uso tantissime le maglie e tra l'altro uso tantissimo anche le maglie con il collo alto, quindi vedremo tante maglie a collo alto perché le confezionerò. Quindi, come vediamo, stesso modello, diversa resa, quindi una passamaneria, un pizzetto, un fiorellino, delle perline applicate, lo stesso modello sembra un modello diverso. Quindi bisogna sbizzarrire la nostra fantasia e con lo stesso cartamodello possiamo realizzare dei capi diversi. L'ultima maglia che ti voglio far vedere l'ho indossata. Tengo il microfono in modo tale che puoi vedere la maglia indossata. La particolarità è che l'ho fatta di due tessuti diversi. Ho fatto nella parte davanti e dietro questo tessuto grigio bielastico, quindi è un jersey. Invece le maniche e il collo l'ho fatto con un tessuto diverso, un tessuto che rimane rigato, quindi una maglia rigata con i brillantini argentati. Quindi ho fatto la stessa identica maglia che abbiamo visto, la maglia di Burda Easy 5 2022, quindi stiamo parlando sempre della stessa maglia, e come puoi vedere ha una resa diversa perché ho personalizzato le maglie utilizzando un tessuto che ci potesse stare bene, che potesse essere in tinta con il tessuto in tinta unita del davanti, e ho personalizzato anche lo scollo. Nello stesso modo avremmo potuto fare, per esempio, lo vorrò fare come tutorial, una maglia con le maniche raglan e il collo alto fatto con tessuti contrastanti, quindi in contrasto diversi, di diverso colore. Quindi vedremo anche quello, quindi come cucire anche tessuti diversi insieme, perché anche questo potrebbe creare paura, problematiche, creare dei difetti nelle cuciture. Quindi lo vedremo insieme. Spero che il video ti sia piaciuto, spero di riuscire a fare più video più spesso di questo tipo, perché so che ti piace molto vedere che cosa ho cucito, è un video chiacchiericcio molto carino, mi piace girarlo, ma so che vi piace anche guardarlo, e quindi ti invito a regalarmi un bel like e iscriverti al canale se non l'hai mai ancora fatto, e di cliccare sulla campanella. Condividi il video nei tuoi social in modo tale che il canale possa crescere sempre di più, e crescendo il canale aumenteranno anche i contenuti del canale. Poi lasciami un commentino o anche semplicemente un cuoricino. Adesso io ti saluto, ti mando un grandissimo bacio sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. E mi raccomando, prendetevi cura di voi stessi. Ciao e al prossimo video!